Io sono Francesco, un ragazzo come voi. Sono diventato un angelo, mio malgrado. Vi racconterò a colori la storia della mia breve vita e in bianco e nero di come avrei voluto che fosse. Arrivò in fretta il mio primo giorno di scuola elementare. Ero felice, emozionato e pieno di obiettivi. La mia mente sognava già l'università. Avevo sete di cultura e divoravo libri di ogni genere. Arrivò poi l'incontro con Gesù. La mia vita adesso aveva più senso. Mi vedevo già sull'altare, pronto a coronare il mio sogno d'amore. Immaginavo un matrimonio da favola. Arrivò il mio primo traguardo. Tanto studio e finalmente l'atteso diploma. Con la mente volavo al giorno della mia laurea. Indubbiamente il giorno più bello della mia vita. Giorni felici, spensierati, spezzati in un attimo. La leggerezza e la superficialità di quest'età hanno fatto il resto. La prudenza, la maturità, una vita tranquilla ha bisogno di regole e le regole vanno rispettate. Un lenzuolo verde, solo questo è rimasto della mia vita piena di sogni e di speranze. Una vita per costruire, un attimo per morire. Vedete? Sarei diventato un medico del 118, se solo avessi... Vi ho parlato della mia vita, di quello che ero e di quello che avrei voluto essere, dei miei sogni e di quelli che avrei voluto realizzare, quindi del mio passato e del mio futuro. Ma dov'è il presente? Qualcuno si è mai chiesto dove fosse il presente e chi fosse il presente? Il presente sono io. Come avrete visto? Così poco si è realizzato nella mia vita, così poco ha avuto un senso. Serviva solo un casco per salvarmi. Io non ho salvato la mia vita, ma con questo vorrei almeno provare a salvare la vostra.